Dalle torri faro ai seggiolini, dalla fideiussione alla barriera in plexiglass rotta e pericolosa, la Fide Alessandria non ha lo stadio in regola per poter disputare un campionato di Serie C. Ne ha convinto l'ingegnere pugliese Domenico La Polla che, dopo aver eseguito 3 sopralluoghi tra luglio e agosto nell'impianto sportivo degli Ulivi in Puglia, ritiene ingiusta l'esclusione dell'Alma Juventus Fano. Lei è stato incaricato da qualcuno per eseguire degli accertamenti? No, come codice deontologico e professionale, come ingegnere, noi siamo tenuti a segnalare le situazioni di criticità e di incolumità pubblica agli enti competenti. In base alle verifiche che lei ha fatto ad Andrea, quali sono le problematiche emerse? Innanzitutto le torri faro, che invece di avere 800 lux, ne hanno 300-400 lux. I seggiolini rotti, e che rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità, per gli spettatori, cavi elettrici sospesi nel vuoto che sono presenti dalle torri faro, dalla tribuna, alla tettoia della tribuna, e un grosso lastrone in pietra che dal portale monumentale della tribuna, della M di Mussolini, perché è uno stadio costruito durante il fascismo, che si è staccato ed è lì a terra dal 27 maggio scorso. Per quanto riguarda le torri faro e i seggiolini a Fano, lei è a conoscenza della situazione? Sì, me l'ha confermato sia il sindaco sia il vice sindaco di Fano, i quali mi hanno confermato che le torri faro hanno una potenza di 1000 lux. I seggiolini nel settore ospiti erano stati comprati, quindi hanno mostrato la fattura, e montati però il 31 luglio. Ad Andria invece i seggiolini nel settore ospiti non ci sono mai stati e non ci sono, anzi in quel settore ci sono le erbacce. Delle tante anomalie e irregolarità dello stadio di Andria, ha proseguito La Polla, ho avvisato il presidente della società Granata Alessandro Maria Russo il 2 agosto scorso, e quindi prima che il Fano venisse estromesso dalla graduatoria per i ripescaggi. L'ingegnere infatti aveva inviato tutta la documentazione della perizia che qualche giorno prima aveva inoltrato anche al presidente della FIGC Gabriele Gravina e a quello della Lega Pro Francesco Ghirelli. Il 4 agosto poi ne era stato avvisato il sindaco Massimo Seri. C'è stata una discussione anche per quanto riguarda la fideiussione. Che cosa è successo? In seguito a questa mia segnalazione, il Fano si è incuriosito e ha chiesto l'accesso agli atti in federazione, l'accesso agli atti dell'Andria, per verificare se la mia PEC fosse stata inserita lì. Non solo dall'accesso agli atti non risulta inserita la mia segnalazione per PEC, ma hanno verificato che la fideiussione di 350.000 euro, il cui termine perentorio doveva essere il 19 luglio, mentre a Fano hanno contestato che era arrivata la fotocopia invece dell'originale, addirittura ad Andria hanno dato il permesso con una nota integrativa di integrarla il 27 luglio. Dal 19 luglio al 27 luglio, quindi con 8 giorni di ritardo. Qua si vede la disparità di trattamento che c'è stato fra Andria e il Fano. E adesso che cosa succederà? So che dopo che è stato perso il ricorso al collegio di garanzia d'Alconi, il Fano in queste ore deve ricorrere al TAR del Lazio, che è l'ultima spiaggia, per far valere i propri diritti, perché è gravissimo quello che è accaduto. Però potrebbe utilizzare anche questa documentazione a questo punto che lei ha prodotto. Sì, sia la fideiussione in ritardo e sia la mia PEC con allegate tante fotografie che mettevano in evidenza la mancanza dei requisiti infrastrutturali che ha lo stadio di Andria.